Allora, questione femminismo. Una delle prime persone che ha commentato il mio libro dopo averlo letto, sono rare quelle che lo hanno fatto, oltretutto una persona che appartiene a uno schieramento che normalmente si oppone al mio libro, è stata Lucetta Scarafia, una nota storica, studiosa, femminista, e ha detto una cosa verissima. Ha detto: intanto il libro di Vannacci non è né offensivo, né razzista, né omofobo. Finalmente la verità è venuta fuori da una persona che normalmente invece avrebbe dovuto dire, se si fosse allineata al pensiero, quel contrario. E poi ha detto una cosa: Vannacci non capisce nulla di femminismo, e ha detto la sacrosanta verità, perché io non sono un sociologo, non ho studiato il femminismo, nel libro ho scritto solamente che il movimento femminista è stato uno dei primi a tirare bordate contro il concetto di famiglia tradizionale, e penso di non aver detto poi tutto sommato una corbelleria. Poi non me ne sono proprio occupato del femminismo nel libro, quindi sono convinto, uno, di capirne poco, di non averlo mai studiato e di non conoscerne neanche in maniera approfondita quali sono le motivazioni che poi hanno portato questo movimento a affermarsi nella società. Quindi questo è il primo